Ma credo che la grande mole di gioco che la squadra ha fatto sia stata concretamente trasformata da sicuramente un attaccante su tutti che è Falcinelli, quindi è stato molto più preciso, però secondo me lo è stato perché veramente la squadra ha fatto molto bene e ha messo nelle condizioni Diego di poter prendersi questa soddisfazione della prima tripletena. La scelta di Raffaele dietro a far coppia con Falcinelli è stato più che altro per lo studio della partita, l'ho spiegato anche in altre circostanze. La difesa dell'Empoli è una difesa che lavora molto di reparto, quindi tutti e quattro i difensori leggono una palla in profondità e scappano, quindi a me serviva un giocatore tra linee più abile a servire gli altri, a fare magari in qualche modo concretizzare e rendere più qualitativi i movimenti degli altri tre, perché noi spesso ci dimentichiamo anche di Rodien, ma sta facendo un lavoro massacrante, è sempre pronto a ribaltare l'azione. Oggi Stojan secondo me ha avuto una quantità, forse è stata la partita dove ha avuto più quantità e qualità nei 95 minuti, quindi se lo sa fare lo deve fare sempre. Però poi quando è entrato Trotta, due gol sono nati da interventi suoi, giocate sue, movimenti suoi, quindi anche Trotta è in grado di fare questo, lo devono fare. Poi certe partite sono più semplici di altre, altre lo sono di più difficili, in altre magari dovrei aspettare una zampata finale, ci sono partite come questa dove magari fai 4 gol. L'Empoli ha fatto i suoi punti, meritati, il Crotone secondo me non ha raccolto, in parte per demeriti propri, quindi nostri, in parte per altre situazioni. Oggi non ci è stato regalato niente, abbiamo dovuto conquistarci tutto sul campo, però sto vedendo che i movimenti nei tempi stanno migliorando, la qualità e la scelta dell'ultimo passaggio sta migliorando. Mi dispiace aver subito un gol su un unico tiro deviato del primo tempo, perché sarebbe stata veramente una beffa. Ma sicuramente noi combatteremo fino alla fine, quello è sicuro. Abbiamo una squadra fatta di uomini e con questo atteggiamento secondo me potremmo toglierci delle soddisfazioni. Poi non so se arriverà o no la salvezza, però sicuramente lotteremo fino alla fine. No, l'ho detto prima, una a Cesarino, il nostro autista, perché comunque gli è nato un bambino e è giusto così, l'avevo promesso. Uno alla mia famiglia e a mia figlia soprattutto, e uno al mio procuratore che mi stimola sempre a non accontentarmi, a non fermarmi. Oggi diciamo gli ha dato una bella prova di carattere, dai. No, è normale che 3 punti a Palermo cambierebbero ancora di più di tutte le cose, però dobbiamo rimanere coi piedi per terra e concentrati, perché sarà una sfida delicata. Loro cercheranno di vincere e noi dovremo essere bravi a cercare di portare a casa il bottino pieno. Sarà dura, però ce la metteremo tutta. Sì, no, a destra un po' così. No, però dai, io sono sempre stato convinto che con il lavoro settimanale ci si può togliere veramente delle grandi soddisfazioni, e io penso che me le sto togliendo, quindi voglio continuare così, perché comunque nonostante sia in prestito, ma devo tanto a questa società e a questa città, quindi sicuramente rimarrà sempre nel mio cuore nonostante andranno le cose, non lo so, però ce la metterò sempre tutta fino alla fine.